devo dire questo, Palazzo Galletti è un palazzo che esiste veramente a Palermo ed è un palazzo neogotico del 1800. A un certo punto decadde, perché come tutti questi palazzi nobiliari a Palermo furono abbandonati, soprattutto nel dopoguerra, non ebbe danni nel dopoguerra, ma arrivato a un certo punto fu occupato e il palazzo diventò a Palermo il palazzo delle puttane, perché era occupato, c'erano le prostitute all'interno di questo palazzo, c'era una fabbrica di lampadari e poi gli appartamenti, chiamiamoli appartamenti, in ogni stanza si era sistemata una puttana che stava lì e stavano affacciate alle finestre. Palermo era molto conosciuto questo palazzo. Poi a un certo punto fu sgombrato, il comune cercò di l'ha recuperato, perché effettivamente l'ha recuperato, oggi ci sono uffici comunali all'interno del palazzo, e però siccome c'erano state le puttane senza tetto, c'era stata di tutto, questo palazzo a un certo punto ci sono state delle cose recuperabili, perché gli affreschi sono stati verniciati a smalto, per cui c'è stato un recupero a macchia di leopardo. Rimase per molti anni questo palazzo deserto, in attesa che il comune decidesse cosa farne, una puttana a guardia del palazzo. Ce n'era una sola che era seduta fuori tutto il giorno, vecchissima, la conoscevano tutti. Ecco, Giulia Arcuri, che è una rampolla invece di una famiglia aristocratica, famiglia siciliana, collezionista d'arte, vive in questo palazzo in compagnia di questa puttana che è la sua vicina, con la quale si intrattiene in questa conversazione che io. È chiaro che una puttana palermitana non può parlare un italiano fuorito, quindi è chiaro che si esprimerà in dialetto.